Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova diretta. Attendiamo un secondo, così diamo l'opportunità alle persone di collegarsi. Eccoci qua. Alle prime persone che si collegano chiedo per favore datemi conferma che sentite la voce e che sentite bene, questo è importante. Scrivete per cortesia un breve commento. Buonasera Paolo, per cortesia se mi metti nei commenti che mi senti. Che mi senti forte e chiaro. Così appena c'è. Buonasera Laura. Mentre attendo il vostro commento, si sente, perfetto, grazie Paola, benissimo. Allora, partiamo per questa nostra serata così speciale. Questa serata è dedicata ad ascoltare una persona, una voce e un volto noti per Ascolto Infinito, perché tutti quanti voi conoscete Daniela Colavitti, che è un'esperta del mondo dei sogni, e infatti proprio in quella veste lei parla costantemente qui in Ascolto Infinito, ma questa sera siamo qui perché lei ci vuole raccontare delle esperienze un po' diverse da quelle di cui parla solitamente, delle esperienze che per lei rappresentano qualcosa di importante, sono state e sono importanti nella sua vita, così lei ce le racconterà per come le ha vissute, lungi dall'essere delle verità assolute per tutti quanti noi. Io sapete che qui sono solamente come intervistatore e quindi avrò anche il privilegio di portare le vostre domande, le vostre eventuali considerazioni che farete, ma al tempo stesso, ecco, come vi dicevo, noi siamo qui per ascoltare queste esperienze che sono sicuramente significative. Io ho avuto modo di parlare un po' con Daniela in separata sede e non accettate nulla per oro colato. A meno che non abbiate avuto voi stessi delle esperienze dirette, della veridicità di quanto racconterà Daniela. Ma al tempo stesso l'invito è di mantenervi aperti e disponibili. E vediamo questa serata dove ci porterà. Intanto do il benvenuto a Melissa, a Cinzia, a Robertina, a Rosaria, benvenuti. E allora a questo punto qui io direi che è arrivato il momento di aggiungere Daniela con noi. Ok? Eccola qui, benvenuta Daniela. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Benvenuta. Allora, Daniela, io ho avuto modo di presentarti un attimino, anche se in Ascolto Infinito tu non hai bisogno di presentazioni perché sei un volto noto. Bene, per queste esperienze di questa sera, allora io ti vorrei chiedere quando sono iniziate queste esperienze? Allora, sono iniziate presto, quando avevo 14 anni, e non ero in grado di capire queste esperienze, e per me molto, molto complicate. E comprendevo i messaggi che ricevevo, ma non ero in grado di sopportarli. E questo mi ha messo molto a disagio e mi ha portato a vivere in modo discontinuo e con un contatto con la realtà molto, molto diverso, nel senso proprio di, cioè, non riuscivo ad integrarmi e ad essere a mio agio nel mondo come lo vivevo io, perché da una parte mi veniva descritto in un modo
E dall'altra io vedevo esattamente l'opposto. Con gli anni e tutte le esperienze che sono seguite, ne ho capito il motivo, però è stato molto molto difficile e travagliato. Queste esperienze consistevano in alcuni pacchetti di informazione che io ricevevo in sogno, e quindi veri e propri dialoghi, spiegazioni, narrazioni di cosa sono gli esseri umani, come funziona il mondo, quanti esseri viventi ci sono, chi è Dio e chi più ne ha più ne metta. Io ho rifiutato di ascoltare questi pacchetti, che Robert Monroe chiamerebbe rote, che però sono rimasti dentro di me. Quindi io ho fatto proprio di tutto per non ricordarli e ci sono riuscita per un bel pezzo della mia vita. E poi sono ritornati da meno, da poco tempo, insomma, e ho capito il perché di tutta la mia vita precedente ad oggi, al periodo più recente. Però fino ad allora io ero all'oscuro, non capivo. Poi con l'evoluzione e tutti i passaggi, i percorsi che io ho fatto nel tentativo di capire come 20 anni di studio di biopsicosomatica, mi sono tuffata nei libri, eccetera. Senza sapere, parallelamente ho seguito anche questo percorso che mi ha portato ad un'evoluzione. E quindi la gente delle volte mi chiede ancora come parlo, perché parlo di certe cose in un certo modo, e io ho trovato il mio mondo adesso. E per me è questo, che sia, come diceva Davide, reale o non reale, cioè accettabile o non accettabile da parte di altri, per me è stata la cosa migliore. Non mi importa neppure sapere se è o non è la realtà o se è una matrix parallela. So che io sto bene adesso, e secondo me quando uno sta bene e aiuta o conduce un tipo di vita gioiosa, felice, nonostante le avversità, allora va bene qualsiasi cosa. Bene, Daniela, ma allora tu hai citato, rote, io vorrei prendere dal libro Ultimo Viaggio di Robert Monroe, e lui dice: rote è energia pensiero organizzata e collegata, trasmessa da una mente a un'altra, una sorta di libro mentale o registrazione, completo di sensazioni ed emozioni. Esatto. Allora, queste, in attesa tanto delle domande, dei commenti dei nostri amiche e amici in chat, ma non erano tramite dei sogni, non erano neanche forse esperienze extracorporee, come si potrebbero definire queste esperienze? Dialoghi notturni, non lo so, so che io a un certo punto mi trovavo catapultata in un'altra realtà dove io vedevo, parlavo, sentivo con queste persone. Queste persone mi dicevano essere a volte di altri pianeti, a volte entità spirituali, eteriche, senza un corpo, altre volte essere di altri pianeti ancora. Io sono arrivata a credere che siano comunque entità energetiche, siamo noi che dobbiamo attribuire un nome a queste entità, quindi noi possiamo chiamarli angeli, possiamo chiamarli guide, possiamo chiamarli extraterrestri, ma comunque sono entità evolute, molto più evolute di noi, che ci conoscono molto bene, questo sì. E Daniela, tra questi quindi, esseri. Prego, sì, prego. dimmi. E quindi in questi pacchetti, in queste rote, io mi svegliavo che sapevo le cose. E quindi tutto quello che loro mi spiegavano, come dice Davide, in rote c'è un libro intero. Quindi io mi facevo di quei viaggi durante i giorni seguenti a queste visioni,
erano qualcosa per l'età, erano allucinanti. Questo è andato avanti dai 14 fino a quando ho iniziato l'università. Ho iniziato a studiare molto filosofia e lì mi sono estraniata, mi sono radicata solo sulla materia. E da lì poi piano piano hanno smesso. Credo che abbiano ceduto il passo a tutte le esperienze che sono venute dopo, che dovevo attraversare. Adesso capisco. Allora le maledicevo, adesso le capisco. Ok. Senti, ma quindi queste persone sono, quindi hai detto persone senza un corpo, esseri di altri pianeti, ci sono anche degli ex umani, secondo te, persone che hanno vissuto sulla Terra e poi Sì. sono andate. Ok. Sì, ci sono persone che sono state sulla Terra che però hanno finito il loro percorso evolutivo sulla Terra e hanno scelto di sperimentare su un altro pianeta o in un altro luogo. Lo scopo dell'esistenza è soltanto l'evoluzione. Non c'entra il mezzo, non c'entra il modo, noi scegliamo quello più opportuno. Per evolvere. È un po' come se un essere qui sulla Terra abbia superato le classi elementari e non può più stare alle elementari. E se ritorna a fare le elementari da capo, salga tutto, quindi non ha uno scopo. Quindi evolve, va, che ne so, alle medie e va da un'altra parte a fare le medie. Mi è stato detto che questo è quello anche lo scopo dell'umanità. Quando l'umanità è cresciuta, sarà cresciuta ed evoluta, dovrà spostarsi. Questo è stato detto. Questo ho capito poi. Interessante questo, interessante. Daniela, perché queste persone, questi esseri, li chiamo esseri, non persone, questi esseri sono interessati all'evoluzione dell'uomo, nella tua esperienza? Perché fanno quello che fanno praticamente? Perché anche loro sono qui. Anche loro mandano dei loro, diciamo, vicini o anche civiltà che fanno parte della loro razza, le mandano qui da noi. Resettano tutto, gli danno un rote su come si vive sulla Terra, perché altrimenti non sarebbero in grado di comunicare, non sarebbero in grado di adattarsi al nostro modo di vivere, alla paura, alla violenza che c'è, non riuscirebbero a comprenderla e quindi la vita si dissolverebbe in un attimo. Quindi loro vengono dotati di molti rote per cui fanno una vita pensando che sia normale. E tutta questa evoluzione che loro fanno, tutto questo percorso di vita, genera altre rote che poi vanno dati a seconda della necessità a qualunque essere abbia bisogno, avesse bisogno di fare la medesima esperienza. Ovviamente queste rote vengono dati a degli esseri che hanno un'altra personalità diversa dalla nostra, per cui la loro esperienza con alla base il rote, mettiamo il caso mio, sarà diversa, perché loro hanno diverse attitudini, ciò che cambia è la personalità. Ecco che noi possiamo trovare in un'ipnosi regressiva, molte persone che dicono: io sono stata Cleopatra, perché magari hanno avuto lo stesso rote, però la loro visione della loro vita come Cleopatra non corrisponde alla visione della vita precedente di un altro soggetto. Quindi, sì, tutto questo va dentro all'evoluzione, al cerchio di evoluzione, e tutta questa conoscenza. Sono come un enorme archivio di libri in rote che possono essere utili a chiunque debba intraprendere, comprendere una strada come quella che ha compreso chi ha fatto questo tipo di vita. Non so se è chiaro. Sì, per me è chiaro quello che stai dicendo, Daniela, assolutamente. Allora, c'è una domanda per te. La domanda è da parte di Robertina. Robertina dice: questi esseri ti hanno mai dato conoscenze o informazioni riguardo l'umanità che hai potuto verificare? Se vuoi e puoi, ce ne racconti una? Grazie. Sì, allora, le informazioni che mi hanno dato, che io ho verificato, è stata un'enorme difficoltà che io avevo, era quella riferita alla paura.
la paura che l'uomo ha. La paura condiziona le idee di ognuno di noi e ci fa agire davanti allo stesso evento in modi diversi. Questo causa un disordine totale nella Terra che ora è all'apice e la causa è fondamentalmente la paura che ci blocca, la paura che ci fa vivere le cose come ad esempio il male e il bene. Il male e il bene, mi hanno spiegato, non esiste. E questo l'ho sempre creduto anch'io, l'ho sempre visto anch'io, perché ciò che è male per uno non è male per l'altro, perché sono diversi punti di vista. La personalità, questo io ho compreso, di ognuno è deviata a seconda del tipo di rote con cui è partito l'individuo su questa terra. Quindi, se vogliamo, se noi abbiamo sempre vissuto le stesse vite, ci siamo reincarnati, i rote sono tutti nostri, la nostra esperienza sarà condizionata da queste esperienze che noi viviamo. Ecco che io sono riuscita a comprendere le persone così per come sono, perché ognuno ha il proprio rote, ma la personalità è diversa. E qui che ho compreso quando si dice che l'uomo, tutte le persone sono bellissime persone, perché la personalità, l'anima, è quella che è la persona. Le esperienze e la manifestazione di queste esperienze, dettate dalla paura o dettate dai vissuti o dai rote, sono quelle che condizionano questa persona, che così non è più la stessa. Questi rote sono anche informazioni che possono venire aggiunte nel corso della vita quando si vede che abbiamo smarrito il percorso. Ecco che se noi prendiamo accordo quando prima di incarnarci di fare questo percorso, perché dobbiamo imparare questa cosa qui o perché abbiamo sbagliato e dobbiamo ripetere di nuovo l'apprendimento di quello che probabilmente ci è sfuggito. Ecco che noi se vediamo che smarriamo la strada, ci viene inviato un altro rote, come da accordi precedenti, che ci riporti di nuovo sulla strada. Ecco che anche quando vedo le persone che magari di punto in bianco cambiano, come si dice, bandiera o fanno cose che noi non ci aspettavamo, io ho smesso di stupirmi, perché credo che sia proprio così, come mi hanno detto. Poi magari dopo mi viene in mente qualcos'altro. Sì. Queste cose che ci stai dicendo adesso, nella tua esperienza sono frutto di rote, quindi di pacchetti di informazioni che ti sono arrivati? Sì, allora io all'inizio ero in difficoltà perché allora mi chiedevo, ma io chi sono? Sono questi rote perché me li hanno dati o sono chi? O sono cosa? Questo è stato un forte dilemma che io ho vissuto per molto molto tempo. Alla luce di oggi io ho capito che cos'è la personalità, che è quella spinta interiore che noi abbiamo, che non ascoltiamo quasi mai e che è la nostra unica direzione. Quando noi capiamo di essere nel flusso dell'energia dell'universo, perché tutto è energia, anche queste informazioni, questi pacchetti viaggiano attraverso l'energia, attraverso le frequenze e l'energia che gira intorno alla Terra, arrivano fino a noi. Possiamo coglierli come no. E tutti quelli che io ho colto erano quelli giusti per farmi arrivare a questo punto. Quindi, sì, mi sono dimenticata anche la domanda. Ok, Non so se ho Daniela, risposto. in attesa di altri commenti o domande dei nostri ascoltatori, nelle tue esperienze hai anche incontrato dei cattivi, tra virgolette, oltre che i buoni, perché i buoni pare che siano interessati all'evoluzione dell'uomo, ma ci sono anche dei cattivi? Allora, torniamo al concetto di prima. Cattivi, li vediamo noi in questo senso, per le cose che ci vengono raccontate e per quello che le persone percepiscono.
Quindi ci sono dei fatti che sono noti, che sono ad esempio questi rapimenti, queste abduction, che avvengono unicamente a scopo di ricerca. Perché, mi è stato detto, ripeto quello che ha detto Davide, io espongo soltanto, poi io ho la mia idea, ognuno può farsi la sua o può cancellarla. Mi è stato detto che noi avremmo bisogno di trasferirci in un altro pianeta quando saremo evoluti. Al momento attuale la Terra è come un bambino, è nato, è cresciuto ed è adolescente. La Terra è in piena crisi esistenziale e sta nel mezzo tra l'annientamento e l'evoluzione. Quindi è necessaria una spinta. Ci sono molti esseri che vengono e che noi percepiamo come illuminati, che possono essere un Eckhart Tolle, possono essere un Gesù o altre figure molto influenti, e qualcuno può cogliere e altri no. Quindi loro si sono presi avanti da molto tempo, credo dagli anni 60, e hanno iniziato a prelevare dei campioni dei nostri tessuti senza fare del male, senza dolore e senza ferite che possano rimanere. Le persone vengono addormentate, poi tornano a casa, non si ricordano niente. Ovviamente rimane in loro qualcosa, una traccia, anche se viene rimosso quasi tutto, la parte della coscienza, dell'esperienza viene rimossa e a volte alcuni ricordano qualcosa, ma quel qualcosa che ricordano è sempre influenzato dalla paura, dalle sensazioni, dai vissuti di ognuno che possono riportare un'esperienza in un modo piuttosto che un altro. Io ho conosciuto anche persone che, una ragazza in particolare, che diceva di essersi innamorata di questo essere che veniva a prenderla. A parte quello, l'esperienza è singolare per ognuno, è soggettiva. Questo è ricerca per il nostro bene, perché noi quando andremo a stabilirci, sempre secondo loro, in un altro pianeta, avremo bisogno di un nuovo involucro, come lo chiamano, perché questo corpo non sarà più adatto. Quindi il bene e il male è soggettivo. Noi, se vogliamo, non facciamo cose diverse con gli animali. Noi li riteniamo inferiori. Loro non ritengono inferiore nessuno. Loro hanno cura di noi, hanno bisogno di noi perché noi siamo esattamente come loro, siamo tutti fratelli. Noi non abbiamo ancora imparato a percepire empaticamente che cosa loro sono, chi sono e cosa hanno. Loro fra di loro non hanno bisogno di nomi, non hanno bisogno di spiegare chi sono, perché a contatto e anche in lontananza, molto lontano, loro riescono a percepire la loro presenza, riescono a comunicare, non hanno bisogno di un linguaggio verbale e sono costantemente in contatto. Quindi non c'è bisogno di spiegare, di avere paura, perché tutto è chiaro, tutto è trasparente e tutto è empatia. Daniela, c'è stato in questi rote, in queste informazioni che hai ricevuto, qualcosa relativo al fine ultimo dell'uomo, il destino dell'uomo? Sì, allora, il destino dell'uomo è l'evoluzione su questo pianeta. Quando l'uomo sarà evoluto, si sposterà in un altro pianeta e questo pianeta si estinguerà, ma manca ancora molto tempo, manca ancora molto tempo. La cognizione del tempo non è data, non è chiara, perché la cognizione del tempo viene espressa nelle altre dimensioni in esperienze, in livelli evolutivi. E quindi il tempo è una cosa a noi necessaria per avere un ordine nelle nostre vite e nel nostro menage che c'è sulla Terra. Loro non hanno bisogno di questo, non hanno bisogno di nessuna unità di misura. Le comunicazioni avvengono attraverso
l'energia cosmica attraverso raggi gamma, i messaggi attraverso cui loro comunicano, le vie sono queste. Attraverso l'energia cosmica ci sono canali di energia in tutto l'universo che trasportano l'energia. L'energia si può rimodellare, gli si può dare forma e si può creare qualsiasi cosa sia necessario, come può essere un veicolo momentaneo che ci serve per fare un'esperienza, può essere, come dicono loro, formulato e poi dismesso quando non è più necessario. E così qualsiasi altra cosa può essere formulata. Delle volte loro ci vengono a contattare o ci vengono ad aiutare e assumono la forma che a noi è più consona, quindi a seconda della personalità o a seconda dei vissuti di ognuno possono apparire come angeli, possono apparire come fonti di luce oppure possono apparire estremamente simili agli umani, a seconda di come noi ce li vogliamo immaginare. Altrimenti noi non vedremo altro, cioè non vedremo niente, perché è solo pura energia. Grazie Daniela. Allora, qui c'è un commento. È un commento che potrebbe interessare. Leggiamolo, leggiamolo. Allora, il commento di Simonetta. Simonetta dice: il professor Malanga, attraverso i suoi studi sugli alieni, ha capito che molti di loro vengono e prelevano molti di noi per nutrirsi dell'energia immortale della nostra anima e diventare in questo modo immortali. Secondo lui non vengono per essere fratelli, ma per rubarci l'immortalità. Mi sembra che... Allora... Ok. Conosco Malanga, sì, io non ho percepito niente di tutto questo, forse non lo so, non mi è stato detto, oppure le informazioni che mi sono state date erano solo queste, non lo so qual era il loro intento, so quello che ho percepito io. Però so anche che qualunque cosa di cui loro possano avere bisogno esiste già e se non esiste hanno le capacità e i mezzi di crearlo. L'anima è energia, esattamente come l'energia che gira attorno all'universo. Quindi energia come la nostra credo che possano trovarla ovunque, non è che c'è solo sulla Terra. Questo è quello che credo io. Poi nella fantasia e con tutti i film di fantascienza che abbiamo visto, credo che noi non sapremo mai, non sapremo mai realmente quanti sono, che cosa sono. So che, questo lo dice anche Malanga, molti vivono qui, vivono sotto la crosta terrestre e sono lì pronti per aiutare, così mi è stato detto. Ma se volessero qualcosa da noi, io credo che con uno schiocco di dita se lo sarebbero già qui. Non è che prendendone uno ogni tanto qua e là possa essere sufficiente. Se veramente questa è l'intenzione, credo che lo potrebbero fare senza troppi complimenti. Quindi, che chiamiamo la polizia o cosa. Questo a rigor di logica, secondo me. Poi tutto è possibile, certamente. Poi Quello che ecco. io ho percepito in queste esperienze è solo l'amore, la cura che loro ci dedicano, il sostegno che ci danno quando vedono che qualcosa non va bene. Noi abbiamo attorno molti, molti dei nostri amici, dei nostri cari che abbiamo conosciuto in altre esperienze. Abbiamo sempre qualcuno pronto ad aiutarci, anche se noi non ce ne accorgiamo. Quello che li blocca dal dare un sostegno come diremmo noi, concreto, è il nostro libero arbitrio, che non può essere toccato. Esattamente come i rotoli vengono lanciati o le idee, come quelle che hanno avuto molti dei nostri geni, che sono pillole evolutive che sono state rilasciate come energia sul nostro campo energetico, sono state colte da qualcuno e da altri no. L'uso che noi abbiamo fatto di queste informazioni è stato il più disparato, quindi può essere anche, non lo so, per fare un esempio, può essere anche l'invenzione, che ne so, di una trivella. Se
C'è chi l'ha utilizzata per creare qualcosa, per creare un bacino idrico, chi invece per trivellare e cercare petrolio. Loro senza, dicono che senza il loro aiuto noi saremmo rimasti fermi all'età della pietra. Questo ho percepito. Ho trovato una conferma di questo nel caro vecchio film di 2001, Odissea nello spazio, quando è caduto questo blocco nero, questo cubo, e le scimmie hanno iniziato a comprendere che potevano utilizzare degli utensili. E come li hanno utilizzati per bastonare i loro compagni. Quindi è un po' questa l'idea che c'è di evoluzione. Ci danno il mezzo, ma poi noi ci dobbiamo arrangiare e vediamo che uso farne. Daniela, quali sono i messaggi più importanti di interesse comune che hai ricevuto in queste comunicazioni? Noi siamo Dio, noi siamo parte di Dio, sì, noi siamo la creazione che ha creato il creatore, noi siamo tutti scintille divine e veniamo tutti da Dio, ci siamo separati da Dio solo per fare l'esperienza della conoscenza e aggiungere altra conoscenza alla fonte che è Dio. Il piano divino è sconosciuto ai più. Però è sempre un piano di evoluzione per tutti. Quindi tutto quello che noi veniamo a sperimentare qui è solo una piccola parte. Possiamo definirlo un anno scolastico, possiamo definirlo come vogliamo in termini di tempo, ma quello che noi facciamo qui è esperienza. E quello che io ho compreso nel mio cammino fino ad oggi è proprio l'amore, che io non avevo affatto compreso. Io dopo tutti quei messaggi ho vissuto esattamente il contrario dell'amore. Io sono stata assolutamente misantropa, non sopportavo le persone, non sopportavo questo pianeta, non amavo gli animali e ho capito che tutto ciò che mi è successo in tutti questi anni era passare attraverso il buio più buio che c'è per comprendere la luce. Questo è il messaggio che per me è stato quello più importante. Il messaggio che invece loro vorrebbero che venisse finalmente recepito è che noi non siamo soli su questa terra. Noi viviamo come se esistessimo solo noi. Invece noi siamo qui, volutamente isolati, proprio per comprendere nella nostra solitudine chi siamo e per poi evolvere, per capire ed essere un tutt'uno l'uno con l'altro nella comprensione reciproca e arrivare a comprenderci così a fondo finché non ci saranno più guerre, non ci saranno più bugie, non ci sarà paura, non ci saranno tutti quei sentimenti negativi che viaggiano anche nell'etere, che sono anche attorno alla Terra, perché come noi viviamo, moriamo. La nostra terra è circondata da una nebbia grigia, nera, densa, dischiosa di tutte le anime che sono morte, che sono trapassate e che ancora si portano dietro rabbia, cattiveria, violenza, tutti i peggiori sentimenti a cui loro sono rimasti legati. Influenzano noi sulla terra, perché ognuno che se n'è andato è ancora attaccato a qualcosa che ha sulla terra e le persone che ha lasciato sulla terra sono arrabbiate perché il defunto se n'è andato e si innesca un circolo vizioso per cui le energie negative che stanno intorno alla prima, diciamo, Monroe la chiamava la banda N, mi sembra, anche a lui non piaceva passare attraverso di là. Sono talmente tante, siamo arrivati ad un punto di negatività che è all'apice e questa negatività la percepiamo bene anche oggi. Loro vogliono che noi sappiamo che non siamo soli, che ci sono altri esseri, perché prima o poi verremo a contatto con loro e un po' alla volta ci dobbiamo abituare, perché altrimenti
quando vedremo qualcosa di diverso, qualche essere diverso, si potrebbe scatenare il panico. Ecco che un po' alla volta, qua e là, loro si fanno vedere. Questo non si può negare, ci sono avvistamenti un po' ovunque. E quindi siamo fratelli, questo dicono. Poi io lascio ovviamente la libertà ad ognuno, questo è quello che è arrivato a me. E questo è quello che io credo. Ho l'inclinazione, per conto mio, di non vedere il male nelle cose e nelle persone. Mi piace crederlo così. Poi sono anch'io delle volte che mi chiedo, come dicevo prima, se questa è una seconda Matrix o che cosa sia. So anche che noi allo stesso tempo viviamo quello che stiamo vivendo, ma viviamo allo stesso modo in vite parallele anche tutte le altre possibilità che avevamo di svolgere questa vita. Quindi, tanto vale, per quello che mi riguarda, accettare e vivere bene il flusso di quello che mi succede adesso e quello che succederà dopo. Questo è quello che. Grazie Daniela. Allora, la tua posizione, la tua esperienza è estremamente chiara e direi che risponde avevi già risposto, ma rispondo ulteriormente a un commento di Simonetta. Simonetta scrive: Malanga ha fatto 3.000 ipnosi su persone addotte ed è venuto fuori che gli alieni vogliono l'energia immortale della nostra anima. Addirittura ha parlato della piramide di Cheope come di una costruzione utilizzata per il passaggio di questa nostra energia immortale da noi a loro. Che non lo sono. Ha fatto uno studio approfondito e ha dimostrato attraverso calcoli scientifici che è così. Allora, Simonetta, ho letto anch'io parecchie cose di Malanga, mi è chiaro il suo pensiero su questi argomenti. L'esperienza, e conosco, sono in contatto con alcune persone che hanno dei contatti con gli alieni, ma hanno un altro tipo di esperienza. Quella che Daniela sta condividendo con noi è il suo vissuto. E il suo vissuto è un vissuto di amore, evoluzione e fondamentalmente supporto. Ecco, questo è il suo vissuto. Poi sicuramente ci sono delle voci diverse, ci sono delle prospettive diverse, sacrosante, assolutamente sacrosante. Lei ci sta proprio raccontando la sua esperienza che io ho trovato particolarmente affascinante, ecco. Sul discorso, Davide, delle piramidi, mi è stato parlato alcune piramidi, non tutte, e anche l'obelisco che c'è a Washington, che è lungo e a forma come la piramide appunta, quelli sono canali di comunicazione fra la Terra e altri pianeti, altre realtà. Questo sì. Quelli sono stati creati attraverso delle idee che sono state date ai vari architetti che dovevano costruirle, nel caso di quella di Washington, e anche le direzioni, le direttive che sono state date per le piramidi. Però a me è stato detto che sono antenne di comunicazione, ricevono l'energia e la mandano. Quindi questo a me è stato detto. Però sì, questo sì. Per il resto, rimango dell'idea che ognuno, anche in ipnosi, esponga quello che ha percepito, quello che ha sentito in base ai propri vissuti. Non è reale a volte neanche cioè reale nel senso, è distorta la nostra realtà di veglia come è distorta anche la realtà delle vite precedenti, delle esperienze vissute. Infatti, molti degli addotti riportano esperienze simili nell'accaduto, ma diverse nella percezione. Quindi io non mi sento di esprimere altro. Ok, grazie. Allora, c'era un commento di Daniel che però mi sembrava che chiedeva un commento su un'esperienza molto personale, che tra l'altro non la vedo più Daniel e quindi non si può neanche più rileggere.
Però ecco, mi sembrava molto personale, quindi è difficile dare un commento su un'esperienza così, così personale. Pico scrive: Davide, trovi contatto con le tue esperienze con Emisync. Allora, dunque, c'è pubblicato un file che si chiama Esperienze con gli alieni, qualcosa del genere, nel gruppo Facebook Emisync Italia, e contiene diverse esperienze con gli alieni. Ecco, nelle mie esperienze, non necessariamente mie, ma di varie persone. Allora, la mia esperienza con gli alieni è abbastanza limitata, nel senso che in un determinato stato che si esplora con Emisync, sono stato su una grande piattaforma in cui c'erano vari esseri di varie provenienze dell'universo che erano lì ad osservare la Terra. E questi esseri che erano qui erano di tipi più svariati possibile. Non ho percepito nessuno nemico in quel contesto. Sicuramente in quel gruppo c'era qualcuno che non aveva nessuna intenzione di comunicare, o perché non era in grado di farlo con chiarezza, oppure perché non era interessato a farlo. Quindi era come una sfera completamente chiusa, sigillata, che percepivi che ti osservava, ma non voleva dar fuori nessun tipo di informazione. Quindi, io come voi sto ascoltando con vivo interesse quello che Daniela ci sta raccontando. Come vi dicevo, ritengo che siano comunque qualcosa che fa parte, può entrare a far parte del nostro bagaglio. È un'altra voce che si leva, a testimonianza di questo tipo di esperienze, straordinarie. Quindi li ascolto con interesse, poi chiaramente farò le mie valutazioni, farò le mie esplorazioni e così invito ogni persona. Però ecco, è quello che ho detto all'inizio. Non ci si può fidare o basare sull'esperienza di altri. Mai, 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 mai. Che siano le esperienze di Robert Monroe, che siano i libri di Corrado Malanga, che siano le esperienze di Daniela, o quelle che a volte riferisco io, che sono anche su questo file, no. La verità, per quello che siamo in grado di percepire, si può solamente trovare in maniera, da esperienze personali, da ricerche personali. Bisogna provarlo sulla nostra pelle, ecco, non c'è alternativa, non c'è proprio alternativa. È l'unica via, perché altrimenti ci basiamo su quello che ha detto Tizio Caio Sempronio, che può essere la più grande verità, ma sono le esperienze di altri, non le nostre. Ecco, questo è il mio pensiero. Io, Dicono che Daniela, Davide, ho prego. trovato un riscontro sul libro Viaggi lontani di Bob Monroe. C'è Sì. una parte del libro dove lui parla di un'esperienza di contatto con due entità chiamate AA e BB, dove uno dei due, nei pressi della Terra, mentre Monroe stava esplorando, conosciuto questi esseri, e erano in ricognizione. Allora, tra i due molto amici, AA e BB, BB voleva assolutamente provare ad andare a vedere, e gli è stato sconsigliato: non andare, è pericoloso, è tutto caotico sulla Terra, le persone sono strane, c'è tanto rumore, eccetera, eccetera. Lui invece voleva saperne di più. Allora gli è stato dato un rote su come funziona la Terra, su come, insomma, gli è stato dato un rote sulle esperienze di qualcuno. Lui è preso, è sceso e è andato sulla Terra. Non è più riuscito a ritornare. Insieme con Monroe, nel giro di molte esperienze, molte uscite, Monroe si è ritrovato con questo AA e sono andati in cerca di questo amico, cercando di farlo ritornare indietro. All'inizio si ricordava chi era e della sua esperienza precedente,
cioè da dove era venuto. Poi verso la fine si era talmente coinvolto nelle sue esperienze che in termini di tempo erano andate avanti centinaia di anni che non è più voluto ritornare. E quindi è rimasto lì, condizionato da questo rote che gli era stato dato e dalle successive esperienze fatte sulla Terra. Ecco che si è creata un'altra realtà con altre esperienze. E ha perso la sua identità o appartenenza precedente. Io lì ci ho visto proprio l'influenza che hanno questi roti, queste informazioni che ci vengono inviate. Poi ho trovato riscontro anche sulla banda M, che è quello che mi è stato detto, che sulla negatività che va e torna dalla Terra fino all'aldilà, e poi ho trovato anche riscontro su alcune esperienze di Moen, anzi sulle prime esperienze di Moen quando aveva difficoltà nella visualizzazione, perché molte di queste entità si possono percepire non con i cinque sensi, ma con l'empatia o con l'intuito. Si sa che c'è qualcuno, ma non si vede niente. Ci sono degli esseri che non si possono vedere perché abitano in pianeti dove ci sono magari tre soli e c'è molta energia a raggi ultravioletti, i nostri occhi non sono in grado di vedere questi esseri e quindi a noi risulta non esserci nessuno. Quindi sì, ce ne sono di esperienze, ci sono anche alcune cose che io non riesco a dire qui perché sarebbe ancora meno comprensibile di quello che ho detto fino adesso, però ripeto, queste esperienze mi hanno fatto capire intanto che c'è molto molto di più. E poi che l'amore è la cosa più importante, l'empatia, la comunicazione telepatica non possono esserci in un mondo duale e di separazione come il nostro. L'evoluzione sarà raggiunta quando non ci sarà più nessuna divisione. Questo. Se hai Non altro. è cosa da poco, eh. Non è cosa da poco, quando non ci sarà più nessuna divisione. Idealmente fantastico, poi Sì. nell'applicazione quotidiana è impegnativo. Bisogna pure iniziare da qualche parte e quindi sì, io vedo che c'è un risveglio abbastanza generale, nonostante la situazione. Se noi avessimo parlato solo 10 o 20 anni fa di tutto quello che si discute adesso, come anche noi nelle dirette Facebook o anche che viene insegnato o portato avanti dai centri, non l'avremmo ritenuto possibile oggi. Invece oggi molti, per carità, c'è di tutto, però c'è il desiderio, questo vedo io, c'è il desiderio di evoluzione. Bene, allora, dunque Pico diceva, ci puoi postare su Facebook il file che ricordi sugli alieni? L'ho postato come commento, Pico. Cinzia dice, però credo che la nostra anima intuisca la verità anche attraverso esperienze altrui. Sì, noi abbiamo una personalità, in che senso? In che senso lo dice? Cioè che la. Allora, Cinzia dice, però credo che la nostra anima intuisca la verità anche attraverso esperienze altrui, perché prima dicevo di non fermarsi all'ascoltare o a leggere solo l'esperienza altrui, ma cercare esperienze personali. Ecco, in questo senso lei dice, però credo che la nostra Entriamo anima. in risonanza. Sì. Entriamo in risonanza, sì. Però entriamo noi in risonanza e qualcun altro magari no. Lo stesso vale per tutte le esperienze. Assolutamente sì. Sì. Daniela, a me non, sinceramente non vengono altre domande. Direi che le domande che mi sono venute te le ho fatte tutte. Non so se qualche amico o amica ha qualche domanda che vorrebbe fare. Se le ha, per cortesia, mettetele nella chat, così possiamo leggerle. Daniela, una domanda forse banale, ma tu. La tua sensazione e impressione è che loro siano contenti di questa diretta? Beh, allora, sembra
Fa un po' ridere come cosa, però quello che mi è stato detto, loro osservano continuamente, costantemente la terra e quello che facciamo, l'andamento generale e anche singolo per alcuni, credo. Però quello che il messaggio più chiaro che mi è arrivato è che la dobbiamo smettere di credere di essere soli in questo universo. Molta gente ancora crede di essere soli, anche perché non c'è solo questo universo, ci sono molti altri universi e molti altri universi stanno anche nascendo. Quindi è un po', diciamo, ridicolo pensare che siamo soli. È che noi abbiamo paura, se abbiamo paura del clandestino che arriva oppure del nuovo vicino di casa o se ci cambiano, non lo so, il lavoro, non sappiamo come adattarci, figuriamoci di fronte a un'altra civiltà che viene da un altro pianeta. Ovvio che lo vedremo come un attacco, così ci è stato anche insegnato lì. Generazione in generazione che ovviamente sono cattivi e che verranno solo perché vogliono qualcosa da noi. Perché nella nostra presunzione pensiamo che quello che abbiamo noi ce l'abbiamo solo noi e non ce l'ha nessun altro, ed è la cosa più preziosa di tutto l'universo. Questa è l'idea che mi sono fatta io. Quindi sì, comunque se ne parli, l'importante è che se ne parli finalmente, questo credo io. Poi per il resto ognuno può vederla come vuole. Per me sì, io sono certa che non siamo soli. Questo sì. Come direbbe Robert Moore, noi siamo molto di più del nostro corpo fisico. Ah, Esatto. sì, ok. Va Allora, bene, stiamo dai. parlando da quasi un'ora praticamente, hai risposto a tante domande, cioè hai dato tante cose che, tanti spunti su cui riflettere. Ecco, Virginia ha scritto, ecco, è arrivata una domanda. Hai avuto esperienza di rapimento? Me lo sono chiesta, più che di rapimento, io per tanto tempo mi sono chiesta, ho pensato di essere nel posto sbagliato, perché non sono mai riuscita ad accomodarmi, quindi io ho pensato sì, che magari fossero venuti a trovarmi. Se è successo qualcosa io non ho memoria, però ci ho pensato a livello anche fisico. A livello mentale e anche fisico. Non ho osato chiedere, non ho osato chiedere, però secondo me quando uno di solito viene contattato è perché è conosciuto, e quindi se è conosciuto vuol dire che o una vita l'ha fatta lì oppure ha avuto qualcosa a che fare con loro, una collaborazione, eccetera, eccetera. Questo sì, l'ho pensato. Però oggi come oggi non mi interessa, perché credo che sicuramente tra tutte le vite che abbiamo vissuto non le avremmo vissute solo tutte qui, ma anche magari altrove. Oppure possiamo avere dei rotoli di altre vite, ma comunque anche se ci arrivano questi rotoli su altre vite, perché noi possiamo anche scartarlo uno, perché prima di incarnarci diciamo no, questo non lo voglio fare, non mi sta bene, però rimane l'informazione. Quindi tutte queste informazioni fanno sì che, anche se magari abbiamo vissuto solo per 200 anni sulla Terra, a noi possono sembrare 5.000 perché abbiamo più rote di altre vite. Quindi sì, che fanno tutti esperienza. Quindi se noi facciamo un'ipnosi regressiva, possiamo vivere una vita che non è la nostra, ma è un rote, ma comunque essendo il rote completo, perché completo delle emozioni, della sofferenza, delle gioie, di tutte le lingue parlate nei vari paesi, è come se l'avessimo vissuta, quindi è effettivamente una vita vissuta. Questo sì. Quindi anche lì mi sono fatta diverse domande, ma alla fine a me non interessa, perché quello che dovevo capire l'ho capito e ho anche capito che tutto quello che è accaduto è stato solo il mezzo per la mia evoluzione.
Grazie. Allora, c'è una domanda di Pico. Lo scopo di tutti i vari multiversi, quale sarebbe? È lo stesso del nostro, l'evoluzione. È una continua creazione. La creazione non ha mai fine, l'universo è infinito, gli universi sono infiniti. Nascono nuovi pianeti, nascono nuove civiltà e andrà sempre avanti così all'infinito. L'universo è infinito, questo è un dato chiaro. Ci sono luoghi che noi non abbiamo mai esplorato. E non riusciremo ad esplorare per chissà quanto tempo. Quindi possiamo immaginare la vastità dell'infinito. Come si fa a misurare l'infinito? Sì, credo che sia questo. La creazione, l'evoluzione, l'evoluzione. Ci sono pianeti che sono a uno stadio inferiore al nostro, per esempio, non è che noi siamo proprio i reietti o quelli più indietro, non c'è giudizio in questo, perché qualunque pianeta sia uno stadio evolutivo elevato ha iniziato dal basso come noi, quindi non c'è giudizio in queste cose, ci sono solo i fatti, evoluzione per tutti. Mi piace molto questo concetto di evoluzione. Io, secondo il mio sentire, secondo la mia esperienza, aggiungo anche concetti di luce, gloria, crescita proprio come in bellezza, in potere, in conoscenza, proprio evoluzione proprio a 360 gradi. Lo trovo veramente un concetto glorioso e lo abbraccio con tutto me stesso, assolutamente. Può sembrare mieloso, può sembrare tutto quello che vogliamo. Alcune persone mi dicono con quello che sta succedendo in questo momento, eccetera, eccetera. Però questa è la mia esperienza. Io sono felice di avere adesso questa consapevolezza, che non è niente, non è assolutamente niente, ma è la sensazione che io ho dentro di avere già compreso qualcosa. E se mi guardo indietro, non, se mi penso a com'ero, non avrei mai pensato di poter arrivare a questo punto. Quindi sì, il concetto di evoluzione mi è chiaro e gradito. E so che è possibile anche per molti altri, questo certamente. Poi dipende dalla direzione che ha ognuno, ognuno è venuto qui per imparare qualcosa. Se vogliamo metterla in termini scolastici, c'è chi fa il corso di inglese, chi fa il corso di storia, ovviamente noi non possiamo comprendere, studiando storia, quello che fa il corso di inglese, è ovvio, però c'è rispetto, sapere che ognuno sta facendo il proprio percorso evolutivo. Questo sì. A me piace tantissimo e adoro l'espressione progressione eterna. Sì. Progressione eterna, evoluzione continua, e sempre verso l'assoluto, verso l'assoluto. E pensare, allora, ripeto, la mia esperienza molto, molto banale, non è importante per me, ma agli occhi degli altri magari può essere banale, ma se quello che mi è stato detto è vero, che quando anche degli esseri molto evoluti che noi incontriamo, che emettono questa luce che ci lascia per una settimana in estasi totale, in coscienza cosmica, sono a un livello molto molto minore rispetto ad altri. Questo non me lo posso neanche immaginare dove può arrivare l'evoluzione e la consapevolezza. Questo è. E quindi noi immagino che siamo solo ad un livello, all'inizio, ad un livello inferiore, ma stiamo andando tutti in quella direzione. E quindi sì, possiamo solo migliorare, questa è la mia idea, e questo è quello che sento. Grazie Daniela. Pico dice: evoluzione verso l'amore non è di facilissima comprensione per un povero terrestre. Te lo posso garantire, te lo posso garantire. Ripeto che io prima di arrivare a capire questo ho avuto enormi difficoltà,
Io ho trattato male le persone, non avevo rispetto per le persone perché erano inferiori, ignoranti, non avevano capito niente. Non è semplice, però accettando quello che arriva e attraversandolo, non schivandolo, attraversandolo, passando attraverso quello che ci viene proposto, solo lì possiamo capire. Credo che in questo caso, sì, attraverso la sofferenza, perché quando abbiamo sofferto, quando abbiamo sofferto la privazione, possiamo comprendere che cos'è poi, il benessere. Quindi se noi, per esempio, non lo so, faccio un esempio banalissimo, se qualcuno, ha sofferto la fame, avere da mangiare tutti i giorni in tavola è una benedizione e lo rimarrà per tanto tempo perché si ricorda cosa ha sofferto. Quindi è un cambio di paradigma. È un cambio di paradigma perché l'amore c'è anche adesso, c'è sempre ed è ovunque. Solo che noi non ce ne rendiamo conto, non lo apprezziamo e non lo vediamo. Ma c'è anche in questo momento dove diciamo che non sappiamo dove vederlo, non lo troviamo, eccetera. Però sì. Non siamo amore in principio, perché abbiamo un po' di polvere addosso. Sì. Bene, io mi Va scuso bene. per l'uscita di mio figlio col cane, ma stiamo entrando in coprifuoco adesso e per cui Madonna, non sì. ce l'ho È vero, è vero. detto, non uscirò più. Ok, Va allora, bene. io non vedo più alcun commento. Sono ormai le 10, siamo online da 1 ora e 10. Sì, credo che sia anche sufficiente, dato anche Daniela, l'argomento. vuoi dare un ultimo pensiero, un ultimo messaggio che ritieni possa essere importanza che venga espresso adesso in conclusione? No, adesso non mi viene nient'altro da dire. Io ringrazio tutti, soprattutto per aver ascoltato e ricordo a tutti che questa è la mia esperienza. Sono la prima ad averla messa sotto la lente di ingrandimento all'inizio, ma non ho dubbi adesso sul significato che ha per me. Ovviamente, per ognuno di voi avrà un significato diverso e preciso. Ognuno di noi deve cercare la propria strada e deve trovare il proprio momento. Il mio è stato questo, volente o nolente, mi è arrivato questo. Ho capito attraverso questo che non possiamo opporci a quello che ci succede, dobbiamo solo chiederci a cosa ci serve. Questo io ho imparato. Mi sono opposta tutta la vita. Ho ricevuto tante bastonate. Adesso ho smesso e mettiamo le corna, la mia vita molto più lineare e molto più comprensibile per me. Grazie, Ecco grazie, questo. grazie Daniela. Grazie, grazie Grazie a voi. a tutti i nostri ascoltatori, ad Ascolto Infinito, a Elisa, a Tommasina A che ci hanno ospitato questa sera. Grazie, grazie a tutte le persone e arrivederci allora alla prossima. Ok, grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Buonanotte.